Allora, partiamo dal presupposto appunto che la realtà, la verità, la percezione di quello che è il nostro mondo, noi ce lo abbiamo esclusivamente grazie ai cinque sensi. I cinque sensi che, faccio una premessa, sono quelli che noi conosciamo, studiamo anche a scuola, quindi vista, olfatto, gusto, tatto e udito, ma hanno anche una corrispondenza poi interiore. Noi sappiamo che, come dappertutto, anche per quanto riguarda la percezione del mondo esteriore, c'è sempre poi una relazione anche con quelli che sono i mondi sottili. Ma oltre a questi scopriremo che esistono altri cinque sensi, che sono i cinque sensi dell'azione, cioè come il nostro cervello, la nostra mente, va ad elaborare quelle informazioni che riceve dai cinque sensi dell'informazione e quindi come poi tutto questo si ripercuote nella nostra realtà esteriore. La vera azione della vita, abbiamo detto l'altra volta, è quella di amare, perché amore deriva proprio da questo concetto di senza morte. E allora cos'è la vita? La vita è quando non c'è la morte. Ecco, questo è un po' il concetto principale. Oggi andiamo a scoprire che senso ha vivere. Perché? Perché ok che c'è la vita, ma qual è il senso di questa vita? E vi siete mai chiesti questa domanda? Perfetto. Sì, E da quante volte vi sempre. siete dati delle risposte, una a volte contrastante rispetto all'altra? Perché, insomma, si è fatto questa domanda? Perché anche qualcuno può anche non essersela fatta la domanda, nel senso che c'è chi non ci pensa proprio e chi invece una risposta se l'è già data. E quindi non ha bisogno di. Magari è una risposta meccanica, magari è una risposta invece reale. Vi è una grande confusione che si crea anche tra le persone che ci circondano su quello che è il senso della vita. Perché? Sempre per il discorso dei condizionamenti, sempre per il discorso dell'ambiente. Quindi ognuno di noi ha una percezione del senso della vita diverso. E noi abbiamo determinati codici che si vanno ad instillare nella nostra, chiamiamola mente, però sempre in senso lato, perché poi la mente si sviluppa anche in tutti quelli che sono, i campi sottili. La mente non è solo a livello di personalità. La vita è considerata il dono più prezioso su questo piano di esistenza, perché noi possiamo vivere, cioè possiamo, scusate, esistere anche senza vita. E è questo che noi dobbiamo comprendere, la differenza tra vivere e esistere. Un sasso esiste, ma non vive. Ok? È importantissimo comprendere questa differenza. Ogni volta che noi ci chiediamo qual è il senso della vita in un momento di difficoltà, io non so se è successo a tutti voi, però i momenti di sconforto ci sono e molte persone arrivano al punto, ci sono arrivata anch'io nella mia esistenza negli anni precedenti, in cui ti chiedi: ma ha senso che io continui a vivere, che io continui ad essere qui? E succede ovviamente a seguito di tutta una serie di esperienze che magari noi andiamo a esperire proprio in prima persona. E in questi casi qua noi ci dobbiamo fare tutta una serie di domande. Ci dobbiamo. Sarebbe opportuno farsele. Se non ce le siamo fatte in quei momenti lì, possiamo comunque
ritornare con le memorie a quei momenti e scoprire tramite alcune domande anche il perché siamo arrivati lì. E le domande sono: cosa mi era successo in quel momento? Cioè, oggettivamente, cosa mi è successo? Cosa ho frainteso di quell'evento o di quella serie di eventi che mi erano successi? Come mai da creatore della mia realtà sono diventato vittima degli eventi? Perché sono andata in balia degli eventi invece di dare avvio ad una vita mia propria. E soprattutto cos'ero davvero in quel momento. Se noi andiamo ad analizzare e a rispondere a queste domande, scopriamo esattamente cosa ci era successo in quel momento e quindi scopriamo che in realtà aveva senso continuare a vivere. Perché? Perché scopriamo, si svela a noi una realtà che ovviamente tramite invece la percezione dei cinque sensi individuali viene coperta da tutta una serie di veli. Questo può succedere anche a chi fa percorsi di elevazione della coscienza, anzi io direi che forse è una delle tappe per scoprire veramente chi si è, perché chi arriva a questo significa che ha iniziato a farsi domande. E l'esistenza nella vita non è di chi ha tutte le risposte, ma di chi si fa le domande. E quindi è nella continua ricerca di una risposta alle domande potenzianti della vita, però, attenzione, non alle domande in generale, alle domande proprio potenzianti, tipo chi sono, dove vado e da dove vengo. Sì, cosa sto facendo? Che è appunto, che è praticamente l'azione tra da dove vengo e dove sto andando e che crea il chi sono io. Esatto. Ed è appunto la continua ricerca ad una risposta sempre più dettagliata, sempre più perfezionata a queste domande che crea in realtà la vera percezione. La reale percezione, l'oggettiva percezione del mondo esterno. Ma qual è il senso della vita? Il senso della vita è essere se stessi. E quindi è la realizzazione, la soddisfazione, il scoprire, il rivelare a me stesso la mia missione. Questo accade nel momento in cui noi però siamo contestualizzati in un ambiente ben preciso, cioè noi dobbiamo realizzare noi stessi, essere noi stessi nell'ambiente in cui siamo. Capirlo, esatto. Ed è normale quindi essere influenzati dagli eventi esterni, dalle energie che sono, per esterno intendo proprio fuori di me. Questi eventi possono essere relativi alla situazione sociopolitica, economica di quel momento, o l'ambiente proprio, che ne so, familiare, lavorativo, delle amicizie. Quindi, come vedete, sempre quella che è la nostra quotidianità, perché noi la percezione del mondo, della realtà, ce l'abbiamo solo e esclusivamente quando la contestualizziamo in quella che è la quotidianità, non nell'astrazione dalla quotidianità in un qualcosa di ipotetico, ideale, di come ovviamente è la nostra vita ideale. In realtà lo scopriamo solo quando siamo immersi nel qui e ora. Per comprendere però il concetto di che senso ha la vita? Dobbiamo scoprire, innanzitutto andare a vedere qual è la definizione di vita e di senso. Perché se non abbiamo chiara questa definizione, facciamo fatica poi a contestualizzare tutto il resto. E quindi,
La vita è lo stato di attività della sostanza organica, cioè il vigore naturale, mentre il senso è il potere, cioè la facoltà dell'anima di percepire l'esterno. Ricordiamoci che l'anima, lo vedremo poi la prossima volta, quindi prossima volta argomento è l'anima, si incarna in una macchina biologica proprio perché deve scoprire cos'è l'esterno. Quell'esterno gli è utile per elevare se stessa. Quindi molto interessante questo aspetto. E quindi i sensi cosa sono? I sensi sono quello strumento che noi abbiamo a disposizione perché l'anima comprenda ciò che è, ciò che le manca e ciò che può potenziare. Quindi è il modo per mettere in comunicazione interno ed esterno.